Sono Leonardo Musci, responsabile degli archivi della Fondazione di Vagno e faccio subito outing, faccio l'archivista nella vita. Tanto per cominciare, come si diceva ai tempi della Rai di Capponne, prego la regia di mandare il filmato. Qui Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di metri 283. Radio Bari, che trasmette sulla lunghezza d'onda di 283. Vi trasmettiamo i seguenti 10 messaggi speciali. Ecco qua, questo minuto e mezzo è stato realizzato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Puglia, i Luoghi della Memoria, per la quale la Fondazione di Vagno ha presentato, diciamo, una serie di piccoli progetti che verranno presentati a loro volta in una situazione, in una realtà pubblica tra qualche tempo. E qui dentro, diciamo, vedete già alcune delle coordinate che vorrei noi seguissimo oggi. Ci sono dei documenti cartacei, si vedono anche documenti non cartacei, si vede un archivio, si vedono dei giovani che toccano questi documenti e anche qualcuno, diciamo, che cerca di spiegargli qualche cosa. Qui dentro già ci sono alcune categorie fondamentali, gli archivi sono una cosa difficile, serve qualcuno che li media, sono una cosa appassionante, i ragazzi si sono appassionati, questo è un progetto anche formativo, per il quale alla fine del nostro incontro, che durerà circa un'ora, vedremo anche, diciamo, delle loro valutazioni che potranno sembrare anche ingenue, ma che non lo sono, soprattutto se quello che dicono è frutto di una prima alfabetizzazione agli archivi, cioè di una prima educazione a un mondo un po' misterioso. La parola è una parola molto generica, se ne potrebbe parlare probabilmente per una settimana intera. Qui ci sono persone che ricoprono dei ruoli di responsabilità anche culturali, che fanno cose diverse tra di loro e che comunque intercettano gli archivi sotto diverse forme, o sotto forma, diciamo, di vigilanza e tutela pubblica, o sotto forma di utilizzazione, o sotto forma di produzione di documentazione nel presente che diventerà archivio. Dico solo due parole perché vorrei che animassimo anche un po' un dibattito a partire proprio dalle differenze, diciamo, tra i profili professionali. Stiamo aspettando Aldo Patruno, che ci raggiungerà mentre parliamo, e cioè questo. Intanto nessun settore vive senza gli specialisti del settore e quindi si fa un gran parlare di memorie documentali, si fa un gran parlare di memoria, forse pure troppo, nel senso che la memoria andrebbe accompagnata anche da ciò che dobbiamo dimenticare. No, Renan diceva alla metà dell'Ottocento che una nazione vive anche perché dimentica qualche cosa, non solo perché ricorda, e quindi la selezione della memoria, che è l'unica cosa che fa sì che gli archivi diventino archivi veri, consultabili. E quindi, diciamo, questo rapporto tra memoria e archivi non vive se non ci sono i professionisti del dominio scientifico, cioè in questo caso gli archivisti. Ti credo, tu fai l'archivista e quindi parli pro domo tua. Sì, parlo pro domo nostra, cioè parlo pro domo della società che ha bisogno di mediatori culturali e di esperti del settore, senza i quali non si va avanti. In questa, diciamo così, passata antiscientifica, anticulturale che sembra aver preso, diciamo, il nostro e anche altri paesi, noi siamo una piccola cosa, però probabilmente siamo un tassello, diciamo, un vettore, di memorie che ci provengono e che dobbiamo in qualche modo tutelare, conservare e valorizzare. Tre verbi anche abbastanza abusati, adesso forse Annalisa Rossi ci dirà qualcosa a riguardo, ma senza, diciamo, di noi, senza questo profilo culturale, senza gli specialisti del settore, tutto ciò diventa un po' una pappa indistinta, nella quale si finisce per pescare indistintamente singole cose fuori dai contesti, no? Vanno tanto bene anche alcuni usi un po' spregiudicati, ma preferisco un governo, diciamo, della realtà documentale, sia di quella che il passato ci ha affidato, sia di quella che noi stiamo producendo. La parola futuro legata agli archivi alla Fondazione di Vagno piace molto, proprio perché sembra essere una contraddizione nei termini. Gli archivi, diciamo, documentano il passato. E questo devono fare. Va bene.
celiando con Filippo Giannuzzi quando abbiamo discusso sul titolo da dare a questo incontro, quando io ho detto ma quale futuro per la memoria, per gli archivi, lui mi ha detto una cosa molto anni 70, no? Da titolo di partita, ho detto beh, bei tempi, e poi ho pensato, e l'ho scritto, che probabilmente negli anni 70 un titolo del genere non avrebbe avuto proprio senso, non si ponevano il problema di quale futuro per gli archivi, perché in quella società, diciamo, il presente generava il futuro, c'era molta convinzione di stare dentro un flusso storico che produceva futuro, cioè non si andava a cercare il futuro nella memoria del passato, si discuteva del passato, il passato era in perfetta continuità con quel presente. Oggi questo schiacciamento sul presente fa emergere come un problema quello del passato. E anche per questo io andrei, antiarchivisticamente parlando, in disordine cronologico alfabetico, e quindi vorrei ascoltare per prima le riflessioni di Annalisa Rossi, che è soprintendente archivistico per la Puglia, diciamo, sta qui in questo ruolo, sebbene ricopra lo stesso incarico per la Lombardia e la Basilicata. E già qui il fatto che una persona ricopra, diciamo, una dirigente statale ricopra tre ruoli del genere contemporaneamente, dice anche qualche cosa sul lavoro archivistico e sulla penuria, diciamo così, sulla scarsa considerazione probabilmente che all'interno dell'amministrazione statale si ha per alcuni settori, tanto da ritenere normale che una persona ricopra contemporaneamente questi tre ruoli e farebbe tremare bene i polsi a chiunque. Annalisa Rossi. Grazie Leonardo, grazie alla Fondazione Di Vagno per l'invito e saluto gli ospiti della sessione che avrò piacere di ascoltare. Comincio dall'ultima delle tue sollecitazioni. L'amministrazione in questo momento vive una condizione generale molto precaria, nel senso che c'è una frotta di pensionamenti e a fronte di una non immissione, non corrispondente immissione di nuove persone, e questo determina inevitabilmente che chi è a bordo si carichi di quello che c'è da fare. E qui mi fermo perché se nella misura in cui il tema è quale futuro per gli archivi, io cambierei la domanda e anche in maniera abbastanza autoreferenziale, provocatoriamente autoreferenziale, direi che il futuro sono gli archivi e senza gli archivi ci dimentichiamo di esistere. Molto un'affermazione anche abbastanza aprioristica per i non addetti ai lavori. Cosa intendo dire? E mi collego all'altra parte del titolo, cioè i luoghi della memoria. Sostituirei la parola luoghi con la parola sistemi, con la parola reti della memoria. Gli archivi sono luoghi, ma sono reti all'interno dei quali ogni piccolo documento, che sia la sollecitazione audio, che c'era il commento, la musica che correva sotto il video di prima, che sia l'immagine digitale, che sia la foto sbiadita, che sia il negativo danneggiato, e volutamente faccio esempi di questo tipo, o che sia il file deperdito che recupero smanettando su un hard disk andato male, e così via, ogni piccolo documento è un nodo di una rete molto più complessa che a un certo punto, nella quale a un certo punto i documenti, a prescindere dal supporto che li caratterizza, si fanno luoghi e si fanno persone che all'interno di quei luoghi interagiscono con le informazioni e con gli oggetti, perché il tema dell'archivio è un tema multidimensionale. Paradossalmente, e smontando la parola stessa archivio, l'archivio è quanto di più anarchico esista, perché un archivio non si può governare, usavi la parola governo, l'archivio non si può governare esattamente come, a mio parere, la funzione di tutela, sulla quale mi soffermo fra un attimo, non può stare sull'istanza del controllo. Il tema della tutela, da tuor, accompagno, osservo accompagnando, supporto, sostengo, è un tema di generazione. La tutela è ciò che individua il valore nell'oggetto, che sia un valore già esistente in quanto l'oggetto è pubblico o che sia un valore da individuare e definire nel momento in cui l'oggetto è privato e va circoscritto e attratto al patrimonio culturale con quell'atto definitorio apparentemente contenitivo ma di fatto moltiplicativo che è il vincolo. La tutela sostiene e genera. Il compito della tutela non è stringere, ma è tirar fuori quel valore dall'oggetto e fare in modo che arrivi a tutti. E
In questo, e solo in questo a mio parere, si gioca la reale partita della tutela, nella misura in cui si attiva e attiva consapevolezza nelle persone a garanzia effettiva di quanto dichiarato nell'articolo 9 della Costituzione. Quindi gli archivi sono tutto questo, a differenza di tutti gli altri beni culturali, differenti per tipologia, supporto, eccetera, gli archivi sono l'unico bene culturale che non sceglie di essere tale. L'archivio ci nasce, archivio si nasce, più o meno, poi nello specifico tecnico dico più o meno perché questa affermazione meriterebbe un approfondimento complesso, ma l'archivio nasce a prescindere dalla volontà di chi lo produce. Laddove il produttore, poi gli inglesi lo chiamano creator, il soggetto produttore nella tecnica archivistica italiana, ma gli inglesi lo chiamano creator, che è molto più significativo, non per fare, insomma, show di, non è questo il senso dell'utilizzo del termine, evidentemente, nella misura in cui quel produttore è consapevole, cioè è il salto di consapevolezza nel creator che può fare la differenza già sin da subito rispetto alla possibilità che quell'archivio ha di sopravvivere, di essere consegnato al futuro e di rendere testimonianza a tutti coloro che ne intercetteranno l'esistenza di quella rete di significati che esso comprende. Un archivio non solo contiene informazioni a cui accedere come storico o come ricercatore o come semplice cittadino, semplice in maniera, dico semplice, semplice cittadino che ha bisogno di quell'informazione per azionare un suo diritto. Un documento e quindi un archivio ha una serie di altri livelli che hanno a che vedere con la materia di cui è costituito e con il legame che lega ciascuno di questi livelli. È arrivato il caro Aldo Patruno, che salutiamo, e ti rubo un pezzo di compito e lo tiro in situazione. Benvenuto Aldo. Ciascuno di questi livelli aggiunge significato e valore che si intreccia con gli altri, a generare, a costruire un perimetro, una mappa che non è il territorio, è e resta mappa, ma che bisogna essere consapevoli di proporre in quanto mappa, di salvaguardare in quanto mappa, di valorizzare in quanto mappa. Non è possibile tenere tutto il territorio all'interno della mappa. È il tema della selezione, è il tema della definizione. E a geometria variabile ciascuna delle persone che è qui definisce una mappa con quello che fa, inevitabilmente. Il compito della tutela è quello di definire la mappa futura della conoscenza di quello che è successo oggi. E questa è una responsabilità fortissima. È la responsabilità che si esercita quando si decide se un documento in ufficio esportazione deve uscire o non deve uscire, o se si ferma con un vincolo in un'asta pubblica un documento che si ritiene di valore, se si interviene a vincolare un archivio privato, se si sceglie, per esempio, se si ha il compito arduo, per esempio, di raccontare a una scuola che sta utilizzando, per esempio, una suite di app per svolgere la didattica digitale, la DAD, che probabilmente quel pezzo di archivio didattico digitale che si sta producendo, che sarà conservato in server che sono in California, con un foro competente UK e con un soggetto fornitore dell'infrastruttura tecnologica irlandese, è un esempio fra i molti, probabilmente bisogna spiegare a quella scuola che quel pezzo di archivio lo stiamo perdendo. Ecco, il perimetro della tutela sull'analogico, sul digitale, sul sonoro, delle fonti sonore neanche parlo, la partita si gioca all'interno di un perimetro che si ridefinisce continuamente ogni giorno, per cui è un atto di conoscenza, di lettura e di interpretazione degli oggetti e della realtà circostante e di ricontestualizzazione continua a fronte di sollecitazioni che pervengono da tutta la rete di enti e soggetti che nei territori regionali di riferimento sono di fatto già all'interno della soprintendenza. La soprintendenza archivistica in particolare, poi abbiamo anche la funzione di tutela bibliografica, ma qui non si parla di quello, è essa stessa una rete nella misura in cui ha tutti questi soggetti all'interno. È una mappa di valore che ha bisogno di essere resa trasparente. Sono soddisfattissimo delle cose che hai detto, perché mi dai tanti ganci per coinvolgere altre persone. Hai insistito fondamentalmente su due parole, rete e mappa, quindi ambiti nei quali bisogna orientarsi. E come
accanto alla memoria c'è l'oblio, accanto all'orientamento c'è anche la possibilità di perdersi, no? Il fato magico comincia con una persona che si è perso, bene, e dopo c'è un ritrovamento, e forse anche nel percorso degli archivi questo cammino è il cammino virtuoso, ed è un cammino che presuppone la formazione, presuppone l'educazione, quello che chiamavo alfabetizzazione, e quindi presuppone il fatto che questo futuro non è solamente il futuro delle cose che conserviamo, ma è anche il futuro delle persone alle quali dobbiamo rivolgerci. Chiaramente sempre l'età media di noi che discutiamo qui è piuttosto, diciamo, alta, a parte la tua, diciamo, sì, anche la tua. Hai visto? No? Vabbè. E prima o poi arriveranno, diciamo, a parlare di questo anche quelli della Next Generation, sperando anche che qualche soldino della Next Generation sia investito su questo ambito che per me è strutturale del paese. E nel frattempo però c'è chi questi archivi non solo li conserva ma anche li produce, e produce, diciamo, una documentazione particolare che non è involontaria ma intenzionale, perché è una documentazione o autoriale oppure semplicemente di registrazione del presente, anche questa selettiva, perché vai da una parte e non da un'altra, rispetto al girato tagli qualche cosa e altro lo conservi, quindi è anche molto, diciamo, una grande responsabilità che a volte ha anche condizionato il deposito della narrazione pubblica su alcuni eventi, negli anni 60, 70 sicuramente. E allora, sempre in disordine alfabetico, e coinvolgo Cristiana Castellotti, che probabilmente molti di voi conoscono, perché si accendono Radio 3, programma a cura di Cristiana Castellotti, accompagni anche le mie giornate più e più volte, che lavora a Radio 3, è capo struttore di Radio 3, che, alla quale vorrei chiedere come tutte queste categorie mentali che abbiamo accennato fino adesso e sulle quali Annalisa Rossi ci ha intrattenuto, si declinano all'interno della tua esperienza di lavoro e del tipo di materiale e di presente che tu proponi a noi cari ascoltatori di Radio 3. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e grazie anche dello sforzo che ha fatto la Fondazione di Vagno a dare un po' di normalità a questo appuntamento ormai graditissimo a tutti noi. E complimenti ad Annalisa che ci ha fatto veramente filosofia sugli archivi con un entusiasmo notevole che mi permette anche di vederli in un'altra ottica. Io che di archivio, o gli archivi fondamentalmente utilizzo quello RAI, anzi ho utilizzato in passato, ma ovviamente l'archivio RAI viene utilizzato sempre da noi, e anzi a tal proposito partirei da una fortunata coincidenza che ha fatto sì che proprio ieri un programma di Radio 3, Vichy Radio, non so se lo conoscete, ma è un almanacco che tratta la storia del Novecento raccontando i fatti del giorno della messa in onda. E ieri mi ha molto colpito, l'ho saputo per caso, perché trattava di un avvenimento che è successo 99 anni fa e che coinvolge tutti quanti noi che siamo qui, perché era il ricordo dell'uccisione di Giuseppe Di Vagno. E nell'ambito di questo ricordo, fatto da un divulgatore storico che ha raccontato la vita di Di Vagno, sono stati utilizzati anche degli audio dell'archivio RAI, un documentario e con un ottimo tempismo è entrato adesso il presidente Vito Mastroleo, c'era anche la voce di Vito Mastroleo che in una trasmissione di Rete di qualche anno fa raccontava la fondazione di Vagno e perché appunto in questo territorio così bello si è creato un centro culturale così forte. Questo per dire che la radio ovviamente in maniera involontaria è un archivio informazione, perché da 100 anni in Italia dal 24 registra, narra la quotidianità. La quotidianità si sedimenta e diventa ovviamente memoria e storia. Quindi si è accumulato negli anni un archivio sconfinato, parliamo di milioni e milioni di ore di archivio. Se qualcuno avesse voglia di ascoltare tutta la produzione radiotelevisiva che è nell'archivio RAI, ci metterebbe soltanto 450 anni.
Questo che comporta che ovviamente l'archivio, quando ho iniziato io, che sono una giovanissima, come giustamente accennato, quando ho iniziato io 30 anni fa e prendevo i materiali d'archivio da redattrice, dovevo scendere fisicamente, fare un foglietto e la Nastoteca di Via Asiago, che è una delle più fornite d'Europa, era, perché adesso, come giustamente ha detto Annalisa, non parliamo più di luoghi ma di sistemi, adesso capiremo perché, mi consegnava dei vinili, 33 giri per esempio, in copia unica, mi ricordo uno, ne parlavamo prima, in copia unica con un discorso di Mussolini. Copia unica vuol dire che era un vinile, c'era soltanto quello, stava in una scatola di cartone, con, era sempre così, un foglietto di carta velina dove a penna o a matita si descriveva cosa c'era. Ovviamente i foglietti si perdevano, non si capiva cosa c'era scritto, magari il disco si rovinava, quindi questo sta a significare che noi abbiamo avuto un archivio prodotto ovviamente con le tecnologie dell'epoca, quindi pieno di vinili, pieno di cassette, pieno di cassette anche video, che si stava anche un po' deteriorando e soprattutto non era catalogato bene. Di conseguenza, già alla fine degli anni 90, con un progetto fortemente voluto dalla Barbara Scaramucci, si è iniziato a pensare a questa enorme impresa che era la digitalizzazione dell'archivio RAI. Una digitalizzazione che ha permesso la creazione del catalogo multimediale, che è un portale dove fondamentalmente i giornalisti e i programmisti della RAI possono accedere e prendere i materiali di repertorio con cui fare quello che giustamente dice Luca, una selezione di quello che si vuole narrare. Questo progetto oltretutto è anche aperto al pubblico, ai non addetti ai lavori, con un progetto che si chiama Teca Aperta, quindi praticamente per esempio l'Università, la Cattolica di Milano, ha un accordo con la quale gli studenti possono accedere al catalogo, e quindi un po' tutti possono accedere al catalogo, ovviamente previa richiesta, e questo perché si è sempre più capito come, questo è interessante, sia la radio che la televisione sono delle fonti importanti anche per gli storici. È finita un po' questa cosa un po' snobistica che le fonti sono altre. Adesso per gli storici di nuova generazione c'è un approccio molto più multimediale. Questo sta a significare che per uno storico vedere come la realtà cambia, è cambiata in questi 100 anni, oppure dal 54 per quello che riguarda la televisione, utilizzando queste fonti, è veramente un valore aggiunto, e quindi siamo contenti che il catalogo multimediale possa servire anche a questo. Per quello che riguarda poi invece la mia rete, che è Radio 3, che come emissione è una emittente radiofonica culturale, ovviamente noi di memoria e di storia parliamo sempre, perché è una rete di approfondimento, quindi si deve distanziare dalla rete giornalistica che è Radio 1, e per farlo ovviamente deve cercare di andare in profondità delle cose che tratta, ma anche della stessa attualità. E per farlo utilizza quello che un po' retoricamente si chiama il passo lungo della storia, che sa significare che molto spesso invitiamo storici per avere una visione dall'alto. Dall'alto non vuol dire in maniera snobistica, perché ci ergiamo in altre altezze, ma semplicemente perché la quotidianità vista dall'alto ridà quella complessità al fenomeno che spesso si perde. Quindi, secondo poi la linea editoriale del nostro direttore Marino Sinibaldi, le chiavi di lettura della nostra produzione, se vogliamo fare una selezione come giustamente indicava Luca, si basano soprattutto su due strumenti fondamentali, e questo fa capire proprio il nostro approccio. Una è la competenza e l'altra è la testimonianza, e tutte e due hanno la stessa identica udienza e lo stesso prestigio per noi. Per competenza si capisce, è una rete culturale, devono parlare persone che abbiano le competenze per farlo, quindi accademici o esperti vari. Per testimonianza, stesso valore identico della competenza, sa significare che anche un ascoltatore che ha un suo vissuto e può in maniera paradigmatica spiegarci la realtà, la quotidianità, aggiungere qualcosa. Quindi la testimonianza per noi è fondamentale. Se la testimonianza è una testimonianza radicata su determinati argomenti, diventa indispensabile e va assolutamente tutelata. E in questo faccio un esempio.
noi, e poi bloccami se chiacchiero troppo, noi da anni, dal 2004, ovviamente seguiamo i progetti del giorno della memoria, cioè il 27 gennaio, sapete, è il ricordo delle vittime della Shoah. Questo vuol dire che negli anni abbiamo messo su molto archivio, perché siamo andati con trasmissioni in giro per l'Italia a raccontare quei luoghi che hanno sofferto in maniera rappresentativa questo evento, e abbiamo intervistato tanti sopravvissuti alla Shoah, ai campi di concentramento. Ma adesso la memoria spesso ovviamente si intreccia con l'età anagrafica, e molti di questi testimoni non ci sono più, e c'è un'impellenza civile che ci porta a fare quello che dice Luca, una selezione, no? Perché è logico che chi fa sia la direzione che chi lavora in una radio ha sicuramente delle indicazioni, fa delle scelte. E noi per esempio abbiamo avuto quest'anno, soprattutto nel vedere che ci lasciano sempre più spesso, perché bisogna avere intorno ai 90 anni per poter continuare a parlare di Shoah ed aver vissuto quell'epoca, ci siamo resi conto che bisognava cristallizzare questi ricordi, queste memorie in dei podcast che abbiamo messo sul nostro sito e che rappresentano proprio le memorie dei sopravvissuti. Alcuni non ci sono più, altri ancora sono in vita, come Liliana Segre per esempio. E questa è una cosa che secondo noi è molto importante, perché un po' appunto ci permette di evitare quel vuoto per le prossime generazioni di memoria che è fondamentale, e l'altra ci ha fatto capire come c'è uno strumento che potremmo utilizzare nello sviluppo tecnologico del linguaggio radiofonico, che sono i podcast. I podcast sono, forse ne avete sentito sicuramente parlare, io faccio questa premessa perché il mondo del podcast è una prateria sconfinata, non regolamentata, quindi tutto è podcast e niente è podcast. Stiamo un po' vivendo, poi il dottor Capon mi smentirà o meno, stiamo vivendo un po' il periodo delle radio libere da questo punto di vista, perché il podcast, chiunque di noi può fare un podcast, è un audio, quindi è un file digitale che poi può essere elaborato su un programma tipo Spreaker, diventa un podcast che montiamo su iTunes e chiunque lo può prendere, scaricare e fare il proprio palinsesto personale, perché questo è il grande cambiamento epocale e antropologico dell'ascoltatore o dello spettatore, che ognuno di noi si fa le proprie scelte, ha un approccio orizzontale al mezzo, che forse è uno dei motivi anche della crisi della televisione, cioè ognuno di noi vuole scegliere come fa su internet, va a cercare quello che gli piace, no? Dai film su Netflix ai podcast che si vuole ascoltare. Quindi abbiamo capito che il podcast è una cosa che ha grandissimo successo ed è uno strumento che può essere utilizzato veramente soprattutto per la memoria, per poter creare quell'archivio della nostra coscienza civile, che per esempio la Fondazione di Vagno credo possa essere uno di questi attori in questo campo. Mi fermo perché... Grazie, lo dico solo per motivi archivistici, perché poi questa registrazione entrerà negli archivi e tutti penseranno che io mi chiami Luca. Mi sarebbe forse anche piaciuto chiamarmi Luca, perché non è un brutto nome, ma mi chiamo Leonardo. Leonardo è un nome, va bene. Che è più bello. E se tu girassi il cartellino, però... Io farei uno sforzo di memoria che a volte mi difficita. Grazie. Cristiana ha trattato, tra le altre cose, di due questioni, mi sembra. Uno, un passaggio dall'analogico al digitale, chiaramente, che nel caso loro, diciamo così, è un passaggio di trasformazione del formato che si può utilizzare per accedere ai contenuti. In altri casi è una produzione, diciamo, direttamente digitale. Questo aspetto, diciamo, della rivoluzione del digitale negli archivi, che quindi ha questi due versanti, adesso io lascerei il secondo per concentrarmi sul primo, perché, e coinvolgo Claudio Cappone, che è il presidente della conferenza permanente per l'audiovisivo del Mediterraneo, è stato direttore generale della RAI, ne sa qualcosa, diciamo, di produzione televisiva, ma anche ritengo sia stimolante sentire le sue riflessioni su questo, e cioè il terrore, secondo me, della dittatura del digitale.
nel senso che l'equilibrio sobrio tra fonti cartacee, scritte, bene, tradizionali, e fonti audiovisive, cioè dell'immagine, secondo me è la quadra che bisogna trovare per trasmettere al futuro una cultura integrata della fonte documentale. Perché altrimenti finisce che facciamo la guerra tra i vecchioni, no? Che stanno con l'occhio dietro agli archivi solo di carta, no? E un futuro indistinto che ha tutte le problematiche specifiche sue, complesse, con un risultato che mi sembra già acclarato, e cioè che l'epoca di mezzo, dagli anni fino agli anni '80 fino alla fine degli anni '10, probabilmente resterà forse un buco da un punto di vista del deposito solido di memoria documentale. Probabilmente siamo alla fine di quest'epoca di mezzo, della transizione, è tutto molto veloce, la rivoluzione della stampa alla fine del 400 ha sicuramente allargato la possibilità di accedere, no, alle fonti, ma non è stata una rivoluzione che ha prodotto un modo nuovo di produrre l'informazione, anche perché all'interno di una comunità di sapienti e di elite alfabetizzate ha semplicemente prodotto. Due secoli fa mi sono stupito, tra i bicentenari, nel 1820 Leopardi diceva che si stampava troppa roba al tempo suo, troppa, no? È una cosa che potrebbe essere detta anche adesso, questa ipertrofia della produzione documentale, davanti alla quale il governo pubblico è quotidianamente sollecitato ad affrontare. Quindi chiedo a Capon, di fronte a questa questione della digitalizzazione del passato, come si pone una persona che ha delle avuto e ha delle responsabilità in merito in un settore fondamentale come quello dell'audiovisivo. Credo che ci sia anche un contributo filmato, sì, che hai portato. Ci sarà un contributo filmato poi di quello che questa associazione di cui io sono segretario generale fa anche nel campo degli archivi. Ma intanto vorrei cominciare ringraziando, dicendo quanto sono contento di essere a Conversano, che ormai è un appuntamento importante. Io sono qui rappresentante delle istituzioni pugliesi, una cosa di cui dovete veramente essere orgogliosi, e quello che sono riusciti a fare in questo anno difficile e inedito, per usare un eufemismo. E in questo mio intervento, intanto vorrei fare, come ha detto Leonardo, vorrei fare anch'io outing. Io non sono né un archivista né uno specialista, per sé, quindi i discorsi degli altri sono, quindi presenterò un punto di vista diverso probabilmente. Intanto vorrei partire dall'attualità, cioè dall'epidemia del Covid, no? Perché ovviamente l'epidemia del Covid sconvolge le nostre vite, sconvolge l'economia, la società, ma ha creato e continua a creare delle difficoltà molto pesanti, molto particolari proprio al mondo artistico e culturale, che è chiamato di fronte a fronteggiare sfide e avere scelte difficili per ridefinire il rapporto col pubblico, per ritrovare una dimensione di socialità e a sperimentare proprio un po' nuove modalità d'offerta che trovi un equilibrio per l'appunto tra la fruizione digitale e la partecipazione dal vivo, perché a questo siamo stati abituati finora, e io che sono il più anziano dei presenti, ovviamente questa idea di perdere il dal vivo o lo scritto lo sento fortemente. E allora un ruolo sicuramente molto importante, a mio avviso, lo hanno in questa difficoltà, in queste sfide, in questa transizione così, per certi versi potrebbe essere epocale, i media e soprattutto i mass media audiovisivi, che storicamente, almeno finora, sono stati un elemento di sostegno e promozione delle attività culturali, e quasi quasi sono nati per questo in origine, e di strutturazione delle identità dei singoli paesi. In questo momento, proprio in questo momento, secondo me potrebbero, e a mio avviso dovrebbero, essere chiamati a produrre proposte, progetti per un riorientamento strategico del settore. Ripeto, in questo momento proprio Covid e post-Covid. Tra l'altro, probabilmente si profilano dei cambiamenti di questo mondo di tipo strutturale e di lungo termine, secondo me molto ancora da individuare, forse ancora difficili perfino da immaginare. Abbiamo visto quanto
il digitale, in senso lato, sia stato, per usare il termine anglosassone, disruptive, e quanto le cose siano andate per strade che nessuno poteva nemmeno immaginare. Io sono sicurissimo che il signor Zuckerberg non aveva la più pallida idea di cosa sarebbe diventata Facebook quando se l'è inventata come quasi quasi un gioco di società fra amici, insomma. E quindi in questo senso questo ruolo dei media per, come dire, contribuire come sempre a, a questi valori della società, secondo me ha nel patrimonio, ecco qui veniamo, audiovisivo presente negli archivi dei media, e in particolare quelli dei media di servizio pubblico, semplicemente perché sono più antichi, non può che essere un'opportunità importante per il rilancio. Anzi, personalmente ritengo che, con qualcuno ne ho parlato, insomma, in un momento in cui il panorama dei media è così in, chiamiamola trasformazione, ma piuttosto rivoluzione, il possesso di archivi ricchi, ma soprattutto profondi, archivi audiovisivi ovviamente, sia uno dei non molti punti di forza delle radiotelevisioni storiche d'Europa, che sono sempre più in difficoltà. Io non so se qualcuno segue queste vicende, sia dal punto di vista politico che economico. Penso a quello che sta succedendo alla BBC, la madre di tutti questi, di tutti i servizi pubblici europei. E che quindi, insomma, l'archivio, la memoria, l'audiovisivo, come dire, messo in fruizione digitale, sono degli elementi che possono certamente corroborare quella missione di contributo alla società, che dal mio punto di vista è la stessa ragione d'essere di questi media, e che è l'unica che ne può legittimare un futuro di lungo termine. Per quanto riguarda la mia attività, la COPEA, cioè questa associazione I Media del Mediterraneo, è un'associazione che ha poco più di 20 anni, ha 60 soci attivi di 24 paesi, ed è stata sempre molto attiva in questo campo, nel promuovendo iniziative di valorizzazione di tutto il grandissimo, e di condivisione soprattutto, il grandissimo patrimonio audiovisivo del Mediterraneo, che, come potete immaginare, è estremamente anche vario, come sono varie le culture del Mediterraneo. Noi abbiamo realizzato negli ultimi anni progetti importanti, finanziati anche dall'Unione Europea, ricordo uno che si chiama MedMem, Mediterranean Memories, un progetto con capofila l'INA, che forse saprete bene che è l'Istituto Nazionale degli Archivi francese, con 18 partners e 13 paesi, che ha creato una piattaforma online in tre lingue per offrire accesso gratuito a oltre 4.000 documenti d'archivio raccolti dai partner del progetto. Su scala regionale abbiamo sviluppato un'iniziativa Balkans Memory, Preserving and Promoting Audiovisual Heritage, che qualche anno fa, che era per stimolare le istituzioni internazionali alla digitalizzazione, a sostenere piuttosto la digitalizzazione della memoria storica Europa dell'Est, perché Cristiana parlava, e voi parlavate, della RAI, che da più di 20 anni ha messo in piedi la digitalizzazione, ma sappiate che ci sono luoghi d'Europa, televisione Europa, che stanno perdendo i materiali d'archivio e del Mediterraneo, certo non in Francia, non in Gran Bretagna, ma al sud del Mediterraneo ci sono materiali storici della televisione algerina, che io ho visto addirittura dell'indipendenza, che si stanno distruggendo, insomma, quindi non è una cosa di, insomma, è un tema molto importante. Abbiamo anche lanciato un concorso, Making a Story from Archives, per i giovani registi delle televisioni pubbliche del Mediterraneo, la prima edizione dedicata ai Balcani, ancora una volta, è stata vinta dalla televisione della Voivodina, e ha provato che come il solo materiale d'archivio può portare a un prodotto moderno e coinvolgente e assolutamente ipercontemporaneo. Oggi ho chiesto di far vedere 2 minuti della seconda edizione di questo progetto, che è stata allargata ad altri paesi, è stata il vincitore del un documentario, questa è l'edizione 2020, quindi quest'anno, di una regista slovena, si chiama Elena Pritz,
e si chiama Female Salt Pan Workers. Prima di lanciarlo vorrei dire che è una storia che si svolge a Pirano, che è uno dei chilometri e mezzo di costa di cui dispone la Slovenia, che era, come noto, una cittadina italiana in cui, in cui c'era la, chiamiamola così, coltivazione delle saline, che era svolta tutta da donne. E questo è stato fatto anche per onorare un po' la memoria, per ricercare attraverso questo documento la memoria dei lavori delle donne nel Mediterraneo. Ecco, se si possono vedere questi due minuti introduttivi. Upisani Maurici najrazličnejših etnoloških in pokrajinskih značilnosti, po kateri bi se lahko Slovenijo merila le malo katera dežela, zanemarjeni propadajo ostanki nekdanjih solin v okolici Pirana. Mir na opuščenih solinah je navidezen. Dež, veter, plima in oseka počasi uničujejo delo pokolen, ki so več kot pol tisočletja tukaj pridobivali sol. Na soli pa je zrasla moč, vpliv in bogatstvo nekdanjega Pirana. Soline v severnem Jadranu so stoletja močno vplivale na gospodarstvo in življenje mestnih državic tega območja. Sol je bila namreč zaradi svoje uporabnosti nekoč dragocena surovina in pomembno trgovsko blago. Zato se je v Tržaškem zalivu in Istri razvilo veliko manjših in večjih solin. Do danes so se ohranile le tiste v Sečovljah in Strunjanu. Te so bile poleg solin v danes že pozidani Luciji, del piranskih solin. Solinari naj bi na območju Pirana sol pridelovali že od antike. Od zgodnjega srednjega veka pa je bilo solinarstvo skupaj s pomorskim transportom in trgovanjem s soljo najpomembnejša gospodarska panoga Pirana. Pomemben del zgodbe piranskih solin in piranske soli so tudi solinarke. Žene, mame, hčere, ki so delale in pomagale pri težkem delu v solinah. Njihova vloga je vse prevečkrat prezrta, a pričevanja solinar so še vedno živa. Pridne, seveda, da so bile pridne. Coraggiose. No, che faceva niente faticoso, se faceva tutto volentieri. Era quasi obbligato aiutare a casa, no? Credo effettivamente che il tema della memoria e della sua conoscenza nel mondo che sta passando dallo scritto alla visione sostanzialmente è un tema fondamentale secondo me per me per consentire la trasmissione dei saperi. La trasmissione dei saperi è una cosa che io ho avuto, ma che in un mondo soprattutto della comunicazione via dell'istante ormai è sempre più a rischio. Quindi dal mio punto di vista, di chi si occupa di cooperazione nei media per creare condizioni ovviamente di comprensione reciproca e pace, se posso dire, la possibilità di mantenere come dire, le testimonianze audiovisive del passato uno strumento fondamentale per creare conoscenza, ma soprattutto consapevolezza della storia nostra e quelle di altri popoli e di altre culture. E credo che possa, fra l'altro, essere uno strumento di superamento di stereotipi e pregiudizi e purtroppo anche di pulsioni identitarie e nazionalistiche risorgenti basate proprio sulla non conoscenza. Grazie mille. Siamo già al secondo intervento nel quale sento la parola consapevolezza. E quando si vedono queste immagini, diciamo, la documentazione del lavoro umano qui dentro, cioè in un modo che nelle fonti scritte è complesso, diciamo, trovare in questa intensità, no? E a proposito di questo, io credo che siamo collegati con Wodell Goldkorn, giornalista culturale dell'Espresso. Volevo chiedere, abbiamo parlato di accesso, abbiamo parlato, diciamo, di ricchezza degli archivi, e a me e ad Annalisa ci è partito istintivamente un sorriso quando Claudio Capponi ha parlato della modernità, diciamo, di quanto scavare, quanto questo passato contribuisce a far diventare eccitante, frizzante un prodotto del presente che probabilmente non avrebbe quello spessore in più se non appunto. E quindi dal punto, e questa è una delle declinazioni, credo, della parola cultura, tutto sommato, no? Cioè riuscire a mettere insieme stimoli differenti, eccetera. E volevo quindi chiedere a lei una riflessione su questo, e cioè sul giornalismo culturale e il suo rapporto con gli archivi.
Ma gli archivi sono ovviamente molto importanti. Credo che siano. Io non so quanto sia capace di fare una riflessione sul giornalismo e gli archivi. Non ho molta esperienza su questo. Ovviamente gli archivi sono importanti perché aiutano a ricostruire il passato. Credo che siano più importanti per gli storici che non. Per i giornalisti sono importanti se voglio sapere, se voglio informarmi, se voglio verificare un fatto, se voglio ricostruire, rivedere una scena di un film che sto citando. Possono essere importanti se voglio trovare una testimonianza, soprattutto se sono online. Questi archivi sono sempre di più. E posso, ho una testimonianza, che ne so io, di un ex prigioniero di Auschwitz, e se la trovo non devo cercare nei libri, non mi ricordo mai, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista sono estremamente importanti. E io penso però, dal punto di vista più letterario e da scrittori, e credo che gli archivi sono fondamentali per andare oltre. Cioè, io posso vedere un film o uno spezzone di una canzone, di una registrazione di una canzone degli anni 30, un'attrice che balla, e da lì posso partire nella ricostruzione, ovviamente, di immaginazione, non di fantasia, ma di immaginazione della vita di questa persona che sta ballando. E questo è, ovviamente, da questo punto di vista è fondamentale anche per non commettere gli errori, per raccontarla esattamente. C'è però un'altra questione che mi preme molto, perché io ho sentito ho ascoltato questa discussione e ho ascoltato anche soprattutto la questione delle reti, delle mappe, eccetera, eccetera, che era molto interessante. Era tutto molto interessante, anche molto interessante la questione della giornata della Shoah, no? Parlo di questo perché un po' mi intendo, lo dico così senza modestia, un po' mi intendo di queste cose, ne ho scritto parecchio e continuo a scrivere. Tutto quello che noi dobbiamo, tutti i ringraziamenti possibili e immaginabili a chi raccoglie le testimonianze, a chi le custodisce, e noi dobbiamo in qualche modo anche cominciare a immaginarci che la memoria viva nell'immaginazione. Soprattutto dal momento che non ci saranno, tra poco non ci saranno più i testimoni di questo evento, come non ci sono di tanti altri eventi. Parlo della Shoah perché, ripeto, è fondamentale per l'identità dell'Occidente e la memoria, diciamo, canonica della crisi radicale dell'Occidente, della catastrofe dell'Occidente. Su cui lavoro. Allora, da un lato noi lì abbiamo un lavoro in diretta di un gruppo degli storici, sto parlando ora della Shoah, nel ghetto di Varsavia, la cerchia dello storico Emanuel Ringelblum, su cui è stato anche fatto un film abbastanza bello, era la nostra storia. Era un gruppo di storici, sociologi, eccetera, eccetera, nel ghetto di Varsavia, che scrivevano in contemporanea, che scrivevano in diretta, raccontavano tutto quello che succedeva. E poi hanno nascosto questi archivi in scatole di latta e sono stati ritrovati dopo la guerra. Sono la fonte principale della documentazione che noi abbiamo sul ghetto di Varsavia, per questo noi del ghetto di Varsavia sappiamo quasi tutto, tranne quello che non sappiamo e non potremo mai sapere, perché non è immaginabile. Dall'altro lato, e quindi è importantissimo questa cosa, dall'altro lato c'è diciamo, il teorema David Grossman, lo scrittore israeliano, del suo libro Vedi alla voce amore, scritto negli anni Ottanta, seconda metà degli anni Ottanta, lui poco più che trentenne, e che lì c'è una cosa geniale.
C'è l'invenzione della stanza bianca. La stanza bianca è quella è la nostra immaginazione delle cose, perché alla fine la memoria vivrà nelle opere d'arte, vivrà nei romanzi, vivrà anche nei film, ma vivrà elaborata. Gli archivi li consulteranno certo i giornalisti. Di nuovo, se dovrò fare un altro pezzo su Auschwitz o un altro pezzo, che ne so io, su una cosa accaduta nel Granducato di Toscana, andrò a vedere gli archivi. Ma la memoria, come una cosa che unisce la comunità, che dà un senso alla comunità, un senso anche politico, non identitario bieco come lo raccontano i sovranisti o gente così, ma un senso di comunità a delle persone, questa memoria ovviamente ha a che fare con l'immaginazione. Che ovviamente deve nutrirsi anche degli archivi. Da questo punto di vista gli archivi sono preziosissimi. Le testimonianze, torno all'inizio, sono molto preziose. Senza quelle testimonianze non potremo mai immaginarci le cose. Ma se ci fermiamo a quelle testimonianze, viene meno la nostra immaginazione, viene a meno il racconto, e il racconto è quello che noi siamo. Noi siamo quello che ci raccontiamo. Noi siamo questo, non siamo altro. Non siamo le cose, anche perché negli archivi c'è già una scelta, me l'avete insegnato oggi, io non sapevo niente di come si fa negli archivi. Ma lì c'è già una scelta, questo sì, quell'altro no. Non so voi, io sono molto emozionato nel sentire questo rapporto, anche perché è una delle cose sulle quali, insomma, abbiamo anche già provato a riflettere. Allora, approfitto del fatto che siamo ancora dentro al tempo e deve ancora parlare Aldo Perduno, per chiedervi a tutti quanti voi un impegno, diciamo, a proseguire questa, diciamo, a contribuire ancora una volta su queste tematiche, nell'ottica di quello che dicevo prima, cioè di una trasmissione di queste riflessioni alle generazioni next. Va bene? Nel contesto di cose che faremo alla Fondazione di Vagno, perché solo così questi discorsi molto stimolanti, diciamo, diventano discorsi di senso, va bene, di impegno anche civico. Golcon ha sollevato un problema enorme, diciamo, anche del rapporto fra documenti e verità. Si trova la verità negli archivi? No. Negli archivi sono i documenti, cioè filamenti, diciamo, che c'erano dal passato, più o meno robusti, no? Più o meno consistenti, che alla fine per noi sono tessere di un puzzle che dobbiamo però riconnettere noi, anche secondo, diciamo, inclinazioni personali, no? Culturalmente, no? Basate e quant'altro. Per fare in modo che queste tessere si riconnettano servono delle politiche pubbliche, io penso. E la responsabilità delle, diciamo, delle agenzie, dei soggetti che appunto governano questo processo è fondamentale. La Fondazione di Vagno ha un rapporto consolidato con la Regione Puglia, lo avrà. Aldo Patruno, che è il direttore generale della struttura di cultura della Regione, è amico e compagno, diciamo, della Fondazione. E a lui chiedo una riflessione che non so se è finale per quello che è il tempo a nostra disposizione, ma comunque la sua riflessione, grazie. No, anch'io non faccio outing, non potrei trarre conclusioni finali perché non ho alcuna esperienza di archivi, forse un po' di memoria, diciamo, però peggio ancora, non sono solo amico della Fondazione di Vagno, sono anche consigliere d'amministrazione di questa fondazione, quindi questo lo conosco, il lavoro che sta facendo, che fa la Fondazione, lo conosco bene, anche quello di Luca Musci, diciamo. No, mi permetterete però prima, perché sono le sue prime uscite pubbliche in Puglia, in realtà abbiamo già fatte diverse insieme, alcune virtuali, altre fisiche, ma io voglio ringraziare davvero Annalisa Rossi e voglio dire, Presidente Mastroleo lo sa, che siamo fortunati ad avere al vertice la sovrintendenza archivistica della Puglia Annalisa Rossi. Sì, il Presidente poi la sa lunga, quindi, come dire, le persone le inquadra velocemente. Il suo primo approccio, i suoi primi approcci, quando appunto è stata incaricata di questo ruolo importante, così importante, sono stati l'esatto contrario, cara Cristiana, di quello che è nell'immaginario collettivo il ruolo di una sovrintendenza e di una sovrintendenza archivistica, la bestia nera, diciamo, del vincolo, dell'oppressione, della impossibilità.
Invece Annalisa ha, come suoi primi atti, contattato tutti, preso contatti con tutti, istituzioni e non, fermo restando che la Fondazione di Bagno è anche un'istituzione ormai, quindi per costruire un sistema di relazioni interistituzionali sulla base delle quali lavorare in termini di valorizzazione anche rispetto agli archivi, che come sapete è il compito di un ente come la Regione rispetto a un ente di tutela quale il Ministero. Però diciamo ci sono forme, tante forme di tutela, ci sono forme di conservazione passiva, ci sono forme di conservazione attiva che sono quelle che noi amiamo, e mi veniva in mente mentre si parlava una espressione credo di Mahler, il quale diceva, in realtà lo riferiva alla tradizione, ma mi sembra applicabile anche alla memoria, che non è adorare le ceneri, ma tenere vivo il fuoco. No? Quindi io penso la nostra funzione istituzionale, pubblica, sia proprio quella di tenere vivo il fuoco della memoria. Ora, anche da questo punto di vista, mi ripeto perché l'ho già detto ieri, ma non posso non dirlo perché sta dentro la strategia di politica culturale regionale. Noi l'abbiamo ispirata, quella strategia, un binomio radici e ali, che potete declinare in termini di passato e futuro, di memoria e di progetto, di tradizione e innovazione, scegliete un po' voi, però questo binomio è inscindibile. Cioè se noi non siamo, non ci riappropriamo della nostra memoria, e gli archivi sono l'unica fonte attraverso la quale, a parte diciamo le fonti orali, ma sono l'unica fonte attraverso la quale è possibile riappropriarsi di una memoria per provare a interpretare il presente e andare, come appunto il titolo di questo lector, oltre il mondo che verrà, non abbiamo altri strumenti. E vorrei fare degli esempi, probabilmente anche banali, però molto significativi alla luce di quello, le cose importanti che dicevate. Partiamo dalla Fondazione di Bagno. La Fondazione di Bagno è uno dei soggetti di quelle che ieri il Presidente Mastrolio ha definito le sette sorelle, cioè fondazioni pubbliche partecipate dalla Regione e dai comuni. Ora, di queste fondazioni ciascuna ha una sua identità, ha una sua storia. La Fondazione di Bagno è una fondazione di cultura politica, che ovviamente per sua natura ha posto il tema della memoria, della ricerca e dell'archivistica come una condizione fondamentale, sia in termini di raccolta, di studio, di formazione delle nuove generazioni. Tanti ricercatori, tanti studiosi, anche molto giovani, che su questi archivi lavorano. Ma la Fondazione di Bagno è integrata in una rete, quella che noi abbiamo chiamato il sistema integrato delle arti e della cultura pugliese, che è quella appunto delle sette sorelle, dentro la quale c'è la Fondazione Teatro Petruzzelli, la musica lirica e sinfonica, c'è la Fondazione Grassi, Paolo Grassi, Festi della Valle d'Itria, che è la Fondazione della Musica Colta, c'è la Fondazione Notte della Taranta, che tutti, come dire, ricordano per il concertone, ma in realtà il tarantismo c'è dietro ben altro. E vado avanti, la Fondazione Pascali Apollignano, che è la Fondazione per l'Arte Contemporanea, e così via dicendo. Qual è la relazione tra queste fondazioni? E qual è, diciamo, il valore aggiunto che l'elemento scientifico connesso all'archivio può avere? Riprendo il tema della Taranta, che è il più eclatante di tutti. La Taranta, se ridotta al concertone da 200.000 persone di fine agosto, è un conto, ma non avrebbe senso che quella fosse una fondazione pubblica partecipata dalla Regione o dal, diciamo, sistema dei comuni della Grecia Salentina, se dietro non vi fosse un sistema di ricerca scientifica sulle tradizioni e sulle culture popolari che implicano tante implicazioni di tipo antropologico, di tipo sociologico, di tipo linguistico, perché sono legate a un contesto nel quale siamo in presenza di una minoranza linguistica, quella del greco salentino, che ha ulteriori rimandi. Allora capite come la gestione, la raccolta di un sistema di memoria e di archivio strutturato, scientificamente curato. Quando noi siamo arrivati nel 2016, Presidente, la Fondazione Notte della Taranta non disponeva neanche di un comitato scientifico che di queste cose ragionasse. Oggi
il comitato scientifico c'è, e io ho sempre detto che una delle funzioni di una fondazione come questa, nella rete integrata in cui ciascuno apporta il proprio originale contributo, è di mettere a disposizione le competenze che la fondazione ha esercitato nell'ambito del settore della cultura politica, in particolare legata al socialismo, a Divagno, eccetera, eccetera, ai vari ambiti di competenza delle varie fondazioni partecipate. Questo ovviamente ha delle conseguenze ulteriori dal punto di vista della formazione, perché se la Fondazione Taranta, ripeto, adesso ho assunto la Taranta tanto per fare un esempio eclatante, ma potremmo replicarlo n volte, non è soltanto un problema pugliese evidentemente, se non disponeva di un comitato scientifico, figuriamoci di ricercatori che possano organizzare il sistema di archivio, molto spesso anche audiovisivo. Le famose interviste di Ernesto De Martino alle Tarantate sono un patrimonio straordinariamente, ma non c'è mica soltanto Ernesto De Martino, c'è un patrimonio disordinato da questo punto di vista che la Fondazione Divagno potrebbe rimettere in ordine secondo criteri scientifici sotto la sovrintendenza della istituzione statale competente da questo punto di vista. E fortunatamente con una sovrintendente come la professoressa Rossi, su questo non ci sarà neanche da discutere, ci si mette solo a lavorare, direttamente a lavorare. Questo significa che la Regione Puglia investe non già nel realizzare il concertone, che ci serve anche per altre ragioni, ma investe il momento nel quale quel concertone è il portato finale e l'approdo di un percorso di ricerca che si svolge tutto l'anno, sempre, costantemente, che valorizza studiosi, coinvolge i nostri ragazzi, coinvolge le università, coinvolge le comunità. Tenuto conto che poi noi ricordiamo sempre il concertone di fine agosto, ma quel concertone è preceduto da un festival che percorre tutto il sistema della Grecia salentina e che appunto è legato alla riscoperta anche di spartiti di musica popolare locale estremamente importanti. Secondo elemento, per dare struttura a questo tipo di discorso, la Regione Puglia si è dotata di una digital library regionale e ha messo su una redazione che ha implicato evidentemente la formazione di giovanissimi ricercatori, di giovanissimi laureati, si è dotata degli strumenti, delle attrezzature necessarie. E quindi nell'ambito della mediateca regionale, che diventerà a breve allocata in una caserma dismessa, riqualificata, la caserma Rossani, di cui ancora con la sovrintendente discuteremo nei prossimi giorni, diventerà la testa del polo bibliomuseale regionale, articolato nei suoi poli bibliomuseali provinciali, ad esito diciamo del superamento delle funzioni culturali in capo alle province, che a loro volta saranno i poli di un sistema comunale, territoriale, articolato nelle community library, le 129 community che la Regione ha finanziato e che diventano il presidio all'interno del quale il tema della memoria degli archivi è fondamentale. La digital è quella redazione rispetto alla quale chi detiene archivi sul territorio di un certo pregio e non sono digitalizzati troverà un servizio pubblico gratuito, perché ovviamente sulla base di una selezione che va condivisa con le istituzioni competenti, certamente non è la Regione il soggetto, ma può esserlo la Fondazione Divagno per certe materie, per le modalità, non vi è dubbio che lo è la sovrintendenza, mettere a disposizione strumenti e risorse per digitalizzare questo patrimonio. Faccio un esempio anche da questo punto di vista. L'archivio La Terza, nelle parti diciamo più rilevanti, è stato in parte digitalizzato e immesso in questo sistema, che a sua volta fa scopa con il sistema integrato dei beni culturali pugliesi afferenti al patrimonio materiale e immateriale sviluppato col Ministero dei Beni Culturali, che inizialmente nasceva ad uso degli esperti, delle amministrazioni locali, pubbliche, del Ministero e così via dicendo. Da qualche mese ridenominato, si chiama Carta Puglia, e uno strumento, una piattaforma open data aperta all'accesso di tutti i cittadini, un po' quello che diceva Cristiana prima rispetto ai cataloghi RAI, ovviamente mutati e smutati, non ci vogliamo montare la testa con tutte le differenze del caso. Ultimo aspetto, e chiudo, il tema del rapporto e della relazione tra le nuove generazioni, la next generation, e gli archivi e la memoria.
Qui faccio, come dire, porto un dato statistico estremamente interessante. Una delle misure delle politiche giovanili lanciate da questa regione, che come sapete è una regione molto avanzata dal punto di vista delle politiche giovanili, è il progetto PIN, Pugliesi Innovativi. Ebbene, una percentuale molto significativa di progetti, sono progetti che giovani, nuove start-up presentano, vengono finanziati con 40-50 mila euro e poi c'è un accompagnamento da parte del sistema regionale, degli enti partecipati regionali a seconda delle materie nello sviluppo di quella start-up. Ebbene, una percentuale significativa ruota intorno al tema del recupero della memoria. C'è un progetto meraviglioso che si chiama MAD, Memorie Audiovisive della Daunia, in modo che io in maniera equanime copra il Salento e il Gargano e nessuno, la Daunia, nessuno possa, come dire, accusarmi di privilegiare una parte di questo lunghissimo territorio. Ebbene, lì un giovanissimo cineasta, un giovanissimo regista, ha avviato un sistema di raccolta esattamente con le modalità di cui parlava il dottor Cappon, cioè l'utilizzo della tecnologia, della multimedialità, del digitale per recuperare un patrimonio vastissimo in cui centrale è però la raccolta anche della memoria orale. Le fiabe, per esempio, da questo punto di vista, le fiabe come cifra della identità di un territorio, ma della identità europea di quel territorio, perché la fiaba fa scopa col mito e rinvia alla Grecia, e quindi su questo si declinano i progetti di cooperazione territoriale europea, su questo abbiamo costruito un progetto di itinerari e cammini culturali. Cioè, ecco come la cenere, non la stiamo lì ad adorare, ma proviamo a spazzarla per cercare quel tizzone che arde e che senza quella memoria probabilmente si sarebbe spento. Grazie mille anche ad Aldo Patruno. Siamo agli sgoccioli, ma ci tenevo che concludessimo con un contributo di 2-3 minuti, mi pare, che è quello che i ragazzi, alcuni ragazzi che hanno seguito questi incontri formativi in archivio, come diciamo di prima educazione all'archivio, ci hanno raccontato. E saluto tutti. Prima la parola archivio associavo parole come polveroso oppure anche abbastanza inutile. Invece tramite l'esperienza che abbiamo vissuto ho capito che l'archivio è un posto dove informarsi e soprattutto un posto dove toccare con mano il nostro passato. E proprio per queste due ragioni credo che tornerò in archivio. Sì, la memoria tiene vivo il ricordo e quando quest'ultimo è vivo vi è la possibilità di un cambiamento rivoluzionario in grado di cambiare noi stessi e la realtà sociale. Prima di questa esperienza, diciamo che io personalmente non ne ero a conoscenza di cosa fosse un archivio nello specifico, cioè ovviamente sapevo il significato, una cosa dove un luogo dove sono conservate molte cose antiche, storiche, ma diciamo non avevo mai avuto la possibilità di visitarne uno o di scoprire nello specifico cosa c'è dentro. E quindi questa esperienza mi ha aiutato a scoprire che dentro un archivio ci sono cose che aiutano a ricostruire una storia che può essere recente come può essere anche più antica, del luogo locale o dei luoghi circostanti, anche luoghi più lontani. Il lavoro dell'archivista, a mio parere, consiste nel ricomporre la storia, a fare in modo che il passato sia parte integrante del presente e del futuro. Perché, come ben sappiamo, solo la conoscenza del passato può far sì che non si commettano più gli stessi errori. Durante la nostra visita all'archivio abbiamo potuto osservare innumerevoli fascicoli e moltissimi documenti che potremmo definire come in attesa. Il lavoro dell'archivista è quello di raggruppare questi documenti e questi fascicoli in categorie come per esempio epoche storiche o eventi risalenti a 50 anni fa, 60 anni fa o anche molto di più, affinché il pubblico possa consultare l'archivio e approfondire certi argomenti. Le parole che associo dopo la mia esperienza all'archivio storico di quest'anno sono esperienza, cultura e soprattutto informazioni rispetto a quello che è accaduto in passato, che molto spesso ci fornisce anche delle informazioni per il futuro. Quello che è stato in passato ci dovrebbe impartire delle lezioni per quelle che sono poi le esperienze del futuro.
Ci è stato detto che l'archivio è un antidoto al pregiudizio. Mi auguro che sarà così, poiché intorno a me vedo delle realtà che non sono piacevoli, per quanto riguarda noi donne, per quanto riguarda chi è nato più sfortunato di noi, e per i migranti. Abbiamo tanto da imparare. E soprattutto non siamo riconoscenti a tutte quelle persone che sono morte per noi, che hanno iniziato un percorso verso il miglioramento e che noi, poco alla volta, stiamo distruggendo.